Lei è venuto qui per vedere la morte di Joan Miró, ha già avuto qualche emozione? Beh, io ho avuto l'emozione di ritrovare Miró perché l'ho conosciuto. Ah, conosciuto Joan Miró? Sì, l'ho conosciuto, c'era una galleria a Roma, proprio dove nella casa dove io abitavo, la galleria Pogliani. E lui è arrivato, piccolo, umile, sembrava un omino qualsiasi ed era grande. Siamo negli anni 80? No, 60. Ah, nel 60. Anni 60, 63. Sì. 63. Quel periodo lì era venuto a Roma per una sua mostra di... Sì. Di opere. Di dipinti. Era già famoso negli anni 60. Era già a Maiorca, aveva già avuto la sua grande fama parigina. E secondo lei questo artista che qui abbiamo, lo vediamo nelle gouache, nei dipinti, nelle opere così tridimensionali, cioè le sculture, ci sono tre tipi diversi o è sempre lo stesso Miró? Ma Miró è lo stesso anche quando cambia completamente di oggetto e di stile. Rimane lui, lo si vede di primo acchito proprio, non c'è possibilità di scambiarlo con nessuno. Quella enorme semplicità dei segni, delle forme, che dà tutto veramente, dice tutto di questa sua grandezza. Possiamo inviare come messaggio ai giovani di un istituto professionale che gli stiamo avvicinando all'arte, a questa arte contemporanea. Perché al quinto anno dell'istituto professionale si fa anche storia dell'arte. Che messaggio potremmo dare? Noi abbiamo usato il robot volante, ma è per avvicinarli. Lei che messaggio potrebbe dare? Io credo che li devono guardare come un coetaneo, perché queste mostre, questi quadri, queste opere mostrano un giovane, non è l'opera di un vecchio quello che vediamo noi. Quindi devono imparare e sperare di poter invecchiare mantenendo quella loro freschezza. E questo è tutto.